Sono Serena e ho 48 anni. Questo è il mio lavoro, fare il bancomercato, fare le fiere. O meglio, questo era il mio lavoro, perché dal 15 di ottobre in Italia per fare questo tipo di lavoro ci vuole il Green Pass e ci sono tante persone come me che non ce l'hanno e sono rimaste senza lavoro. Io per ora non mi sono vaccinata, anche se potrei evitare di dirlo perché tutti tanti ci fanno passare come i terribili Novax, cosa che noi non siamo. Noi siamo per la libera scelta. Quindi lei scende in piazza a protestare da quante settimane? Questa settimana entrante sono 29 settimane. Scenderemo in piazza fin quando non avremo vinto e non riusciremo a riprendere la nostra libertà, perché tanto non ci fermeremo. Ma andiamo al parco, che è l'unico posto dove posso andare senza Green Pass. Michele è un autista magazziniere di 53 anni, è sospeso dal lavoro dal 15 ottobre perché non ha mai voluto fare il vaccino e neanche i tamponi. Questa è la busta paga? Netto busta. Aspetta. Zero, non c'è niente. Non c'è niente. Non accetto non il tampone, ma bensì il Green Pass. Perché io non devo dimostrare di essere in ottima salute, anche perché sono già in ottima salute. Dio ci ha fatto liberi, però sai, obbligare una persona a essere emarginata in questa civiltà democratica non ha un senso, perché comunque non puoi impedire alle persone o fai così o muori, perché praticamente ci stanno escludendo dalla società. Sono Luisa, ho 51 anni, sono un'infermiera e fino al 21 settembre ho lavorato in questo ospedale. E poi sono stata sospesa perché ho deciso di non vaccinarmi. Però la mascherina la indossa. Come mai? La indosso perché non sono quello che la maggior parte delle persone definisce una negazionista, perché io i malati di Covid li ho visti, li ho curati. Semplicemente ritengo che ci debba essere per ognuno di noi la libertà di autodeterminarsi e scegliere le cure alle quali vuole o non vuole aderire. Ci sono dei giorni facili perché davanti ad una vaccinazione che non sta funzionando e a una logica scientifica che non c'è più, capisci che è la strada giusta da percorrere. Però il rovescio della medaglia è che ci sono dei giorni in cui hai paura, ho paura di dover cedere, ho paura che questa situazione non veda una fine.